Ciao belle pagliacce, qui è Megozzo e ben ritrovati, bentornati su questo nuovo video sul mio canale. Bene sì ragazzi, allora io vi voglio fare una domanda a cui secondo me nessuno sa rispondere. Allora, io ho una cosa qui per voi, ora esco e ve la faccio vedere perché ce l'ho nella busta. Allora, secondo me, dico secondo me, l'1% di voi, ma nemmeno, sa che cos'è questa. Guardatela bene ragazzi, perché secondo me non vedrete mai più nella vostra vita una cosa del genere, dato che questa qui ragazzi è più grande di me. Cioè questa qui è nata nel 1995 e io sono nato nel 1997, quindi è addirittura più vecchia di me. E sì ragazzi, questa qui è la prima PlayStation, la fantastica PlayStation 1, la PlayStation normale, che fu inventata tanti anni fa or sono. Infatti come vedete è un catorcio praticamente. Quindi io ho pensato di fare una cosa: come sarebbe stato secondo voi GTA 5 se fosse uscita nell'era della PlayStation 1? Quindi lo scopriremo quest'oggi, che adesso collegherò la PlayStation 1 ai cavi e tutti i mazzi vari. Adesso la collego, metteremo il disco di GTA 5 qui dentro, io spero che ci entri qui dentro, spero che lo legga, e vedremo un po' come potrà leggere il gioco, cioè come leggerà la PlayStation 1 GTA 5. Ovviamente ragazzi sarà una cagata, ve lo dico, perché tanti anni fa era tutto a quadratini, però ve lo assicuro sarà una cosa strafighissima. Non perdetevi questo video, with PlayStation 1. Yeah! Io vi invito ovviamente a mettere un bellissimo mi piace al video, iscrivetevi al canale e vi ricordo di guardare il video fino alla fine, perché a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui guardate questo video che sarà qualcosa di bellissimo, tutto diverso rispetto al solito, per vedere come sarebbe stato GTA 5 se fosse uscito 20 anni fa. Quindi non perdetelo assolutamente. Iniziamo già a vedere dalle scritte che sono pixelate ragazzi, cioè nel senso che significa pixelate, che adesso anche nel gioco vedremo i pixel, vedremo i quadratini. Come vedete già dal precaricamento storia c'è un po' di difficoltà a leggere le scritte. Tipo esplora l'eccitazione zona oscura tra divertimento e sadismo. Si vede, è un po' difficile. Infatti ragazzi guardate anche le figure che compaiono dietro. Guardate, sono tutti a quadratini, sono tutte pixelate, non sono ovviamente in qualità HD, perché 20 anni fa il massimo che potevano fare è fare tutto a quadratini così. Quindi oggi scopriremo ragazzi come sarà GTA 5 nel 1900. Dai, facciamo GTA 5 nel 1995, così facciamo pure la rima. Chissà che schifezza che uscirà adesso. Io non so immaginare che cosa succede ora che il gioco si avvii. Come sarebbe stata la vita reale da calciatore ragazzi 20 anni fa? Ecco, non ci credo. Oh mio Dio, siamo spawnati praticamente in mezzo a... non so, sarebbe... dove siamo qui? Qui sarebbe in mezzo alle montagne. Che schifo! Guardate com'è tutto pixelato! Oddio, sembra Minecraft un altro poco. Guardate, cioè se noi guardiamo le montagne è un agglomerato di quadratini. Cioè tipo, guardate, proviamo... oddio, guardate il telefono, raga, non si legge manco più niente. Guardate, sembrano tanti quadratini messi insieme ai cespugli. E poi non parliamo delle montagne che sono così, ma sono tutti quadratini che salgono verso l'alto. Oddio, non ci credo. Allora, ragazzi, come vedete Michael non gli si vedono manco gli occhi praticamente, ed è uno schifo totale. Aspettate, ora vediamo se troviamo... allora, cioè... è degradante, questo sì, tutto quanto, perché ragazzi, così sarebbe stato GTA 5 nel 1995. Oddio, non vedo, l'acqua non esiste praticamente più, cioè, oddio, cioè, guardate, che cosa brutta, dobbiamo andarcene via di qui. Oh, lì c'è una persona, ragazzi, sono curioso di vedere come sono le persone in faccia. Ok, aspettate, metto la prima persona così lo riusciamo a vedere meglio. Allora, c'è questo qui che sta pescando. Oddio, ragazzi, ma che ammasso informe! Oh mio Dio, no. Cioè guardate, no? Non si distinguono le gambe dai piedi, cioè, ed è tutta una cosa unica. Oddio, non so guardare in faccia. Ma che cos'è?
Cioè, oddio, è la cosa più bella che potessero fare. Cioè, ragazzi, guardate, questo signore qui, al posto delle mani, ha una specie di rampa. Cioè, c'è una non so descriverlo manco io che cazzo c'ha al posto delle mani. C'ha delle cose, c'ha tipo, sembra un pinguino, c'ha delle cose così. Cioè, gli occhi non esistono, non esiste la faccia, non esiste niente. La barba gli si sta praticamente venendo fuori dalla testa. Oh, zio, ma sai pescare bene, porca miseria. Oddio. Però il sangue almeno è realistico, no? Almeno quello, ragazzi, nel 1995 sapevano farmi. Aia, aia, aia. Ok, sono caduto. Ok, ragazzi, voglio vedere come mi picchia. Guardatelo. Sembra un ammasso informe e buggato. Non sa manco lui che come fa a esistere. Guarda, mi fa ridere una cifra. Ragazzi, siamo sinceri, ma io posso farmi picchiare da questa specie di ammasso informe. Oddio, mamma mia. Vai, Michael, buttalo a terra. Dovremmo andare a vedere piuttosto la città, ragazzi. Ora, come arriviamo in città adesso? Questo è un bel problema. Quindi, allora, ragazzi, siamo arrivati in città con una macchina rubata, ovviamente, mi sembrava ovvio. Allora, cioè, non so proprio questo dove iniziare, le ruote, cioè le auto sono qualcosa che non esistono. Cioè, guardate, l'auto sembra un giocattolino, sembrano i modellini dei giocattolini di 20 anni fa. Le ruote manco toccano a terra addirittura, guardate, c'è questo SUV vicino a me. E le ruote, neanche le mie ruote toccano a terra, ragazzi. Oh mio Dio, cioè i palazzi non esistono, sono uno schifo. Cioè fanno male praticamente agli occhi addirittura ad essere guardati. E non so andare a vedere il mare come sarà, aia. Oddio, ok, ho azzuffato uno. Quindi le strade non esistono, sono... È come se praticamente, ragazzi, avessero preso il grigio, l'avessero spalmato su tutto il suolo e avessero messo delle strisce, basta, non c'è niente, non c'è praticamente niente. Oddio, ragazzi, veramente, mi sarei divertito. Vabbè, meglio di San Andreas sicuramente. però... Mamma mia, ragazzi, porca miseria, ma che diavolo è? Ok, ragazzi, abbiamo incontrato un altro tipo che, aia, non ha né gli occhi né la faccia. E il cane più o meno si salva al posto dei piedi, tipo, sembra avere non so che cosa. Oddio, che ho fatto? Aia, il cane mi sta sbranando i pixel, mi sta sbranando. Oddio, sono morto. Ok, ragazzi, sono morto, massacrato, almeno la scritta è rimasta decentemente. A questo punto mi viene spontanea la domanda: vi siete mai chiesti come sarebbe stato vedere la vita reale da calciatore, ragazzi, 3000 anni fa, quando ancora era tutto pixelato? Lo vediamo adesso. Ok, ragazzi, come vedete il nostro CR7 è tornato. Adesso vediamo un po' dove avevamo lasciato l'auto. Voglio vedere più che altro come sono diventate le auto. Voglio vedere la Ferrari e Ronaldo Junior come diventano versione PlayStation 1, perché sarebbe una figata. Quindi, ragazzi, eccoci assolutissimamente con Ronaldo e Ronaldo Junior. Non potevamo farci un piccolo gameplay con loro nel 1995, quando ancora la PlayStation 1 campava, attenzione. Allora, io vorrei farvi notare una cosa. Praticamente Ronaldo Junior c'ha una specie di, non so se si vede, ma c'ha una linea in testa, se lo vedete in terza persona, cioè sembra che gli hanno aperto praticamente il cranio. E la scritta Supreme sulla sua maglia non si legge nemmeno, a dire la verità non si legge manco su quella di Ronaldo. Cioè sì, si legge, ma a stentoni. E questa, ragazzi, è la nostra Mercedes. No, scusate, è la nostra Ferrari, mi ero confuso. Oddio, ma è merdosissima. Non ci credo. È un agglomerato anche questa di quadratini che camminano. E ovviamente le ruote non toccano per terra. Questo mi sembra ovvio. Oh, Ronaldo Junior, andiamo al mare. Dai, dobbiamo assolutissimamente andare a vedere. Mi sembra strano che ancora la PlayStation 1 non è crashata. Mi sembra ancora strano sta cosa. Comunque, ragazzi, è la cosa più stupenda del mondo. Guardate, non riesce manco a guidare, perché la PlayStation 1 non supporta. La Ferrari non ce la fa. Guardate. Ragazzi, se non avete ancora messo mi piace al video, è d'obbligo mettere mi piace al video, mi raccomando. Commentate, ditemi se vi piace questa roba qui e scrivete che, tra l'altro, no, 10 anni fa non si riuscivano a far spawnare 3000 cose. Infatti, vedete, ci sono 3 veicoli scannati in croce in tutta la città, aia, appunto. Però il camion della Pepsi, cioè, mannaggia, facevano ancora lo sponsor al camion della Pepsi all'epoca, vabbè. Insomma, ora andiamo al mare, voglio vedere. Oddio, che è successo? Chi è che è uscito fuori? Ah sì, un altro tizio senza occhi. No, io te metto sotto, sì. Te metto sotto. No, ragazzi, fanno ridere questi. Sembrano tipo dei fantocci. Oddio. Che non hanno né naso né bocca al posto delle mani. Cioè, hanno la mano unita. È così la loro mano. Non è così a dita. È assurdo, è fantastico. Sono curioso di vedere come sono gli altri personaggi. Quindi ora cambiamo personaggio, magari che è meglio. Quindi Ronaldo Junior, mi dispiace, ma rimani a fare la guardia alla Ferrari. Ho provato a mettere la skin del poliziotto, ovvero la skin del poliziotto. Schere. Cioè,
non riesco a credere a quello che sto vedendo. È letteralmente, allora, il busto è diviso a metà. Cioè, non esiste l'ombelico questa qui, praticamente è diviso a metà. Sono curioso se c'è l'arma. Ce l'avrà un'arma? No, no. Cioè, è tutto uno schifo. Proviamo a sparare a Ronaldo Junior. Vediamo prima persona come si vede. Oh! Ronaldo Junior mi stava sparando, ragazzi! Non ci credo! Ammazza Ronaldo Junior! Solo qui nella modalità pixelata, perché in quella normale ci serve Ronaldo Junior. Oddio, allora, ragazzi, l'arma più o meno forse si salva, ma che schifo! Guardate Ronaldo Junior, fa proprio schifo, cioè sembra un fantasma adesso. No, ragazzi, non la sapevo sta cosa. I poliziotti mi ignorano. Ah, allora te posso menà così, eh? Te posso menà così, tiraglielo in faccia. Tiraglielo in faccia, sì, grande. È la cosa più bella che potessi mai vedere, ragazzi, ve lo giuro. La cosa più bella che potessero inventare. GTA 5 dentro la PlayStation 1. Cioè, questo è bellissimo. Cioè, guardate questo palazzo. Cambia texture da solo. Cioè, da solo. Cioè, no. Oh, mio. Cioè, guarda, oddio. Oh. Che diavolo sta succedendo? Sto cadendo nel vuoto. Ma che cazzo? Di nuovo. Oh mio Dio, forse dovrei usare questo paracadute e spostarmi da un'altra parte. Magari non mi fa più cadere nel vuoto. Ok, ragazzi, si muovono le linee delle texture da sole. È la cosa più figa che ci potesse essere. Oddio mio. Allora, ragazzi, io direi che per questo video può bastare. Cioè, guardate la faccia di questo. La faccia di questo non esiste. Cioè, è non è tridimensionale. È piatta. È piatta. Non esiste la faccia di questo. Spettacolare, ragazzi. Cioè, allora, datemi un vostro giudizio. Se il video vi è piaciuto, spiazzate immediatamente un bel pollicione in su. Obbligo. La cosa che mi fa ridere è che dovrebbe avere dei calzini, quelli dovrebbe essere dei calzini lunghi, che si buggano con i pantaloni lunghi stessi, uscendo addirittura. La cosa più bella, è il bug più bello del mondo, ragazzi. Quindi fatemi sapere voi se questa versione di GTA del 1995 sulla PlayStation 1 vi piace. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perdere i prossimi video. E vi ricordo che in descrizione le maglie ufficiali di Omegozzo del 1995. E quindi, ragazzi, come promesso, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Saluto Antonio Spadaro 05, Oiram Oicenamod, Tiama Razia 13, Anni Gagle 2018 e Dlauto Racing. Questi sono i 5 di oggi. Se anche voi volete avere la possibilità, ragazzi, mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram, che trovate qui in descrizione. Quindi cercate di Alentoni, così vi posso salutare in tutti i prossimi video. Sapete che ci tengo. Bene, ragazzi, qui è GTA 5 del 1995, la PlayStation 1 qui sotto. Devo dire, è la cosa più buggata che si potesse inventare, tra l'altro. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate di questa figata. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao.